mi volevo togliere dalla scarpa. Di fatto questo è il vostro locale. Fate finta che questa è una vasca da bagno. Avete presente una vasca da bagno? Questa è una vasca da bagno e l'acqua che c'è dentro sono i vostri clienti, ok? Allora, perché vi ho detto social, Facebook, spingo, spingo, acquisizione clienti, no? Cioè io cerco sempre dell'acqua nuova da poter fare entrare, ok? Ma non mi sto accorgendo che c'è un buco. Da dove escono i miei clienti? C'è un buco. E io qui spendo, cerco, e poi social sono un'asta, per cui quello che magari riesco a ottenere con 2 euro oggi, tra 3 mesi è 4 euro. E sono sempre lì alla ricerca, alla ricerca. Ma forse io devo prima controllare di non avere un buco che mi possa almeno mantenere i clienti che già ho, perché a quel punto non ho più bisogno di andare a cercare nuovi clienti. Il mio locale è un numero di posti limitato. Sì, posso fare 2 turni, posso aprire a pranzo, ma di fatto non è un qualcosa, un bene che tu vendi su Amazon e lo devi vendere al mondo intero. Mi seguite? Ci siete? Cioè, avete un numero limitato. Mi metto il computer. Non puoi iniziare la ricerca di nuovi clienti se prima non hai definito il percorso che lo porta ad essere entusiasta del tuo locale. E vi stravolgo tutto così, perché voi eravate venuti qui per imparare il cippino in più, il segreto lì, il faccio di là, tutte stronzate che magari qualcun altro vi vende. E invece no, perché io devo partire da questo presupposto. Cioè, se non ho definito il percorso che lo rende entusiasta, è inutile che inizio a spendere e buttarci là, perché c'ho un buco sotto, che escono, quanto devo spendere? Cioè, mi seguite o no? Che è un'operazione infinita. Chi mi segue? Prima posso e devo bucare, scusate, chiudere il buco e poi dopo penso eventualmente a inserire per la quantità di acqua che magari mi sta uscendo, ma è inutile che vado via tutto sbrancato così e poi butti acqua e butti acqua. Questa è un po' la chiave di tutto. Qualcuno ha già parlato di True Fans, ma nessuno nel ristorante, nessuno ha analizzato la cosa come me. Cioè, adesso andiamo a vedere che cos'è il True Fans e poi andremo a fare un ragionamento ancora in più. Il True Fans è qualcuno che non vede l'ora di venire da voi. Chi di voi nel vostro locale ha in mente un cliente che veramente non smania ed è veramente un cliente di quelli maniassate? Ok, ce l'abbiamo, no? C'è. Sono 1, 2, 5, 10. È disposto a fare chilometri per raggiungervi. Avete clienti che si spostano e fanno tanta strada per venire da voi? Non ho capito. È così. Per cui anche lì analizzo bene, probabilmente c'è una nicchia di persone che mi vogliono così bene e disposta a fare della strada. Promuove continuamente il vostro brand gratuitamente. Avete qualcuno tra i vostri clienti che appena si siede a un tavolo, che parla con gli amici, è quello che vi porta, va portato la zia, va portato il fratello, va portato l'amico di scuola, ce l'avete? Ce l'abbiamo.
è disposto a comprare da voi ad ogni vostro invito. Cioè, fate un'offerta, Paolo prima diceva, no? Facciamo ostriche e champagne, facciamo la serata, facciamo... E quello è il primo che risponde. E quello è il primo a dire, ok, io ci sono. E il primo a dire, ok, va bene, prenoto per prima. Ce l'abbiamo? Un po' meno. Ok, adesso questo è un esercizio. Chiudete gli occhi, tranquilli, portafoglio non ve lo ruba nessuno. Chiudete un attimo gli occhi e pensate, fate questo esercizio, pensate ai clienti che voi avete che sono e rispecchiano questi punti. Ve ne viene in mente qualcuno? Uno, due, dieci. Chi più di 10 per alzata di mano? Parecchi, per cui magari ne ho 20 in mente, ne ho 30. Esiste un percorso che trasforma il cliente in true fan? Domanda. Quando cazzo lo mettete in campo? E per cui andate a fare le pubblicità, Facebook, quello, l'altro, date i soldi? Quando invece il mio investimento primario dovrebbe essere trasformare un cliente normale in un cliente entusiasta che parlerà poi bene di me e in qualche modo sarà quel buco che si chiude e io posso arrivare a un punto che non avrei quasi più bisogno di altri clienti. Perché ho uno zoccolo duro di persone estremamente motivate e affezionate al mio locale, che sono loro il locale, sono loro, sono i vostri ambasciatori. Ma se io non ho una strategia per portare da cliente normale a true fan e non ci sto investendo un budget dietro, non sto facendo il lavoro dell'imprenditore, non ho capito che il locale si riempie tramite questo e non tramite la sponsorizzata. Di quanti trufani avresti bisogno per far sì che il tuo locale sia in salvezza? Cioè, ci sono quei locali sfigati, no? Spesso anche le catene, tutte belle, tutto nuovo, tutto e non funzionano. Vi risulta? Poi ci sono dei locali vecchi, lerci, malfunzionanti, che comunque hanno sempre la fila fuori. Ecco, allora tutta la mia teoria, il mio studio, arriva a dirti che quel locale vuoto non ha un numero di true fan sufficiente per galleggiare. Cioè quello lì ha una soglia di non galleggiabilità, non è stato in grado di mettere le fondamenta di clienti, abbastanza fondamenta di clienti, per lavorare. È quello. Fine. È lì. E invece quell'altro che magari è 30 anni e 50 anni che è lì, se li è creati col sudore della fronte e quello zoccolo duro fanno sì che il suo locale è sempre pieno e alla fila, e non importa se hai Facebook, se fai Instagram, se fai le acquisizioni clienti, non importa. Ma a questa domanda mi sapete rispondere? Non ho sentito. Però non è la mia risposta. Bravo. Dovete trovare il vostro break-even point, come ci ha detto prima Gianluca, di true fan, che se io ho uno zoccolo duro di quei true fan e capisco come valutarlo, a quel punto la mia azienda ha scollinato. Poi ci sta, faccio la pubblicità, terrò comunque un minimo di acquisizione clienti, perché poi la vasca non è che la puoi mai sigillare al massimo, ma l'operazione è quella, l'idea è proprio quella. Perché se io ho gente che è entusiasta del mio locale, ho gente, come abbiamo visto prima, che parlerà bene di me, che comprerà per prima degli altri, che farà chilometri loro, che porteranno altre persone,
ma finché io non ho un percorso che li rende entusiasti e soprattutto finché io non so di quanti ne ho bisogno, è un problema.